Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi nuovo episodio di Minecraft, signori, numero 40, se non sbaglio a fare i calcoli, signori. Allora, prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Sto registrando di seguito, diciamo, quindi non so se mi avete dato qualche consiglio per il villaggio che attualmente è ancora come l'abbiamo lasciato ieri. Uy, signori, il golem è spawnato! Tanta roba, signori. Guarda, spettacolo. È spawnato nel punto sbagliato, però. Quindi questo mi fa capire che dobbiamo un attimino allargare la nostra zona dei villaggeri. Perché così, amico mio, non proteggi nessuno. Perché i villaggeri sono dentro la teca di vetro, te sei fuori. C'è un problema di spazio. Però, vabbè, bravo, visto, dovresti stare là dentro. Però, ci lavoreremo, signori. Questo capisco che devo. Perché stanno salendo sul pozzo? Che problemi hanno? Capisco che devo un attimino allargare di più il loro zona, in cui, zona del villaggio. L'allargheremo. Vediamo un attimino cosa ci riusciamo a inventare. A te ti lascio qua, triste, a giocare da solo, poverino. E basta che non ti butti di sotto, zio. Perché no, no, la voglio vedere, la voglio vedere. Non ci credo. Ah, ok, si è fermato. Signori, cosa facciamo in questo video? Allora, in questo video io ho preso dell'ossidiana. Ho preso un acciarino perché noi ora apprenderemo un trenino, che non è un vagone, che sono qui. Andremo nell'altro villaggio, quello da dove abbiamo preso i villaggeri. Signori, creeremo un portale del Nether e andremo alla ricerca di una fortezza, signori. Ebbene sì, l'obiettivo è cercare una fortezza. Però l'obiettivo principale è trovare il mio lettuccio. Va bene, ok, il letto ce l'abbiamo, quindi comunque male che vada possiamo dormire. Un poco di ferro ce l'abbiamo, ci basta? Ma sai che non lo so se ci basta, quante pipite abbiamo? Fammi qualche pipitazza, qualche blocco così al volo. Quante me ne puoi fare? 4? Ma sempre meglio che niente, signore, sempre meglio di niente. Qui abbiamo cotto un poco di carne che ci portiamo dietro. Le pipite in più le rimettiamo qui. Dopodiché, signori, siamo pronti. Vi taglierò tutto il percorso praticamente per arrivare nell'altro villaggio perché è una palla assurda e me la faccio da solo, in solitaria, in silenzio. E il binario giusto? Sì, si parte là. Ciao, G, ciao, 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 bel golem. Ci vediamo al mio ritorno. Aspettami qua, mi raccomando, fai il bravo. Sorveglia tutta la zona, sorveglia tutto! Ok, signori, è stata una traversata infinita, ci siamo riusciti, siamo arrivati nel villaggio praticamente, qui sono tutti belli pimpanti, tranquilli. Oddio, la carne zombie per uno smeraldo non è male. Tu, carote e rape, va bene, forse rape, ma me ne sono prese le rape l'altra volta. Qui, signori, il carrellino che l'altra volta è partito da solo ha preso una mucca e l'ha portata qua dentro questa casa, va bene, non ci interessa, non è il nostro obiettivo. Sapere cosa fa il vecchio carrellino. Il nostro obiettivo. C'hanno un'altra campana. Che cosa carina. Questa gliela lascio. Questa per sicurezza gliela lascio. Allora, signori, noi dobbiamo creare un portale. Un portale che ovviamente non. Vabbè, pure se loro lo attraversano, sinceramente, non mi interessa più di tanto. Lo creerei qui dentro. Bello, questa poi ce la portiamo. Lo creerei qui dentro, signori. Andiamo a modificare la loro struttura? Sì. Il problema è che così viene troppo grosso, è un 3x3, ce ne sbattiamo altamente le scatole, signori, lo facciamo qua in mezzo, bello così. Dove arriviamo noi col trenino? Qui, perfetto, lo facciamo qui, signori, che chi se ne frega. Tanto non è casa mia, datemi la terra, perfetto, ok, mettiamo un po' di terra qui, un po' di terra qui, saliamo, 1, 2, 3. Speriamo, signori miei, di riuscire a trovare una fortezza qua vicino, sarebbe spettacolare se noi dovessimo, e dico dovessimo, attraversare questo portale e trovare una fortezza. Sarebbe una cosa bellissima, ma non succederà mai nella vita. Però noi ci speriamo, signori. Chi siamo noi per non sperare nella fortuna? Nessuno. Di sicuro attraversiamo il portale e vediamo dove finiamo. Speriamo siamo in una zona migliore rispetto a quella vicino a casa nostra. Ok, signori, partiamo, partiamo. Dobbiamo riuscire a trovare una fortezza del Nether. L'obiettivo di questo video è trovare una fortezza del Nether, quantomeno della Sandstone. Perché trovo sempre sti cazzarola di alberi? Mannaggia, là ci sono maiali che non ci interessano. Stiamo lontani da quei maiali che non li sopporto proprio. Dove ci conviene andare? Dove ci conviene andare?
Qua non mi sembra che ci sia molto, molto da poter scegliere. Proviamo a fare un buco di qua. Vediamo cosa troviamo. Sperando che non sia morta. Potevo portarmi il piccone con fortuna e così di quarza ne avremmo avuto in maniera aiosa. Proviamo ad andare di qua. Dritti, dritti di qua, signori. Lo sento, se sento la fortuna, sento la fortuna. Sento la fortuna. La sento male, però. La sento decisamente male. Ma è tutto così, praticamente. Ma perché? Ma, cioè, mi si è creato un mondo tutto uguale. Ma che paranoie. Di là forse c'è qualcosina di interessante. Ma posso scendere io? In maniera senza... senza rompermi una coscia. Mettiamo una torcia qui. Cerchiamo di capire se si può scendere. Altra torcetta qui, grazie. Ok, là c'è un fiume di lava. Però sembra... che possiamo andare. Sembra che possiamo andare con calma, con calma, con calma. Lava, là c'è un pigrine che però non ci fa niente perché abbiamo i nostri bellissimi, abbiamo i nostri bellissimi stivalotti d'oro. Ok, calma, stiamo esplorando, signori, stiamo esplorando con molta calma, ma mi sa che l'esplorazione è finita. Sì, da questa parte siamo completamente chiusi. Però da quel lato mi sembra che c'era un passaggio, può essere? Sì, di qua c'è un passaggio, c'è anche dell'oro che non prenderemo. Ok, di qua si cammina, dai, dai. Dammi la fortezza, dai, dammi la fortezza. Che ti costa? Dammi una fortezza, cosa ti costa? Non ti costa nulla. Dai, dai, mannaggia, ma anche della Sandstone non c'è nulla. Tutto questo per stare attenti a non distruggere il piccone, perché questo piccone è spettacolare come scava. È incredibile. Occhio a non finire in qualche baratro. E non abbiamo dei blocchi. Ok, la lava ce l'abbiamo lì. Si è fermata lì. Ok. Io posso chiudere in qualche maniera, ma non penso che... possiamo proseguire dritto, è vero? Invece sì, però io per se per non mi sposterei un pochino, giusto per precauzione. No, altra lava bruttissima, altra lava bruttissima. Di qua quindi tutto lava. Lì c'è dell'oro. Ok, signori, se me lo mettono così io me lo prendo. Sono sempre pepite. Mi tornano utili. Mi tornano decisamente utili. Se avessi avuto il piccone con fortuna ci saremmo divertiti di più. Ok, di qua c'è un dirupo, nel vero senso della parola, e a noi non interessa il dirupo, decisamente no, decisamente no. E quindi che facciamo? Di là il dirupo è collegato meglio? Forse sì, forse di qua il dirupo è collegato un pochino meglio, forse riusciamo a fare un ponticciattolo per continuare il percorso da questa parte. Dici, ma dove stai andando? Non lo so. Non ho la più pallida idea, signori. Ci mettiamo un attimino in sicurezza, però perché... ci mettiamo un attimino in sicurezza perché non si sa mai. Torcetta. E continuiamo a scavare, signori. Continuiamo a scavare. Tra l'altro noi siamo a un'altezza... a quanto siamo d'altezza? A 59. L'Angel Debris si trova... come cazzo la si chiama? A meno 15. Quindi tra l'altro stiamo scavando in una direzione in cui... non ci porta su niente. Se scavano a meno 15, forse quantomeno riusciamo a portarci a casa qualche lingotto di quell'altro materiale che in questo momento non mi viene in mente giusto come si chiama. Ok, qui c'è una piccola apertura nella quale potremmo scendere per vedere se si intravede qualcosa. Ma proviamo a scendere un pochino, signori. Proviamo a scendere, qui c'è del quarzo, proviamo a scendere, mettiamo una torcia, perché di qua la strada è aperta. Qua la strada è aperta. Me la dai sì, una fornace, una fortezza? Per un attimo ho sperato fosse una fortezza, signore, e invece no. Ho sentito un maialozzo, può essere? Metti una torcia qui. Un maialozzo. Sto vicino alla lava, non è la cosa migliore al mondo. Di là c'è qualcosa, ma non c'è granché.
Dov'è Maioz? Ah, è là sopra Maioz, brutto bastardo. Non penso si lanci, è vero? Brutto maialozzo, devi startene di sopra fermo. Allora, di qua non vedo nulla, anche perché non ho i chunk molto aperti, quindi non riesco a vedere molto in profondità, e questa cosa non è per niente buona quando tu devi cercare una fortezza. Questa cosa non è per niente buona. Di là c'è passaggio, però proviamo ad andare in quella direzione. Proviamo ad andare in quella direzione. Lì c'è glowstone, lì c'è morte. Decisamente sì, decisamente sì, decisamente sì. Quindi con molta calma e sangue freddo noi continuiamo a procedere in questa direzione. Mamma mia, mamma mia. Da di là ci deve essere per forza qualcosa, signori. Di là ci deve essere per forza qualcosa, non può. Io c'ho paurissima però a passare così. Qua c'è lava, che andiamo a chiudere. Chiudi, chiudi, ok. Questo video non so quanto sta durando, signori. Questo video di esplorazione pura non so quanto sta durando. E la cosa graziosa è che riusciremo poi noi a trovare la strada di casa? Ah, per fortuna abbiamo preso le coordinate, quindi in teoria dovremmo riuscire a trovare la strada di casa, ma non si sa, la pratica è una cosa completamente diversa. Allora, signori, io provo ad andare un altro poco avanti. Allora, di qua intanto mi fa andare, quindi può essere che... Mettimi una torcia qui, ok. No, 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 no,
Qui però già siamo quasi a contatto. Mannaggia, questa lava del cavolo. Riesco a chiuderla in qualche maniera? No, non riesco a chiuderla in nessuna maniera. Posso chiudere questo così, avvicinarmi un poco, chiudere qua sotto, così, avvicinarmi un altro poco e bloccarla di qua. Ci possiamo provare? Sì, ok. Quindi qui in teoria dovrebbe chiudersi. Perfetto, così. Apriamo di nuovo. Apri lì, apri lì. Ora io non so di preciso dove sia la lava. Ok, qui però vedete, qui siamo molto vicini a una zona. Ok, qui possiamo, in teoria possiamo scendere. Allora io apro di qua e mi spunta tutta la lava, scommessa. No, oh no, ok, no. Niente lava per noi, signori. Quindi possiamo scendere in maniera graduale, però mi devi mettere una torcia perché sennò siamo un attimino più confusi che altro. Che cazzo è quello? Un portale. Ok, abbiamo trovato un portale. Molto, molto messo male. C'è la mia bellissima. C'è un blocco d'oro là, perfetto. C'è una cassa qua, ok. Che ci sta dentro la cassa? La mela. Signori, la mela d'oro incantata abbiamo trovato. Ma tanta roba. Ma tanta roba. Degli stivali con i ripristini, un'armatura bordata d'oro e un accendino che sinceramente non ci serve. L'accendino non ci serve, ma abbiamo trovato la mela d'oro, signori. Ma questa è proprio fortunissima. Finalmente una buona notizia, una buona notizia, signori. Allora, chiudiamo questa lava. Mi puoi chiudere questa lava di qua? Ok, qua cosa c'è? Una catena così a buffo. Va bene, una catena a buffo. Io sinceramente ho paura a prendere questo blocco d'oro perché i pilgrim potrebbero essere molto sul chi va là. E qua c'è dell'oro. E qua non vedo nulla. Va bene, signori. Allora, facciamo una cosa perché questo video già, secondo me, sta durando tanto e siamo andati solo in esplorazione e non funziona così. Non funziona così. È una fortezza, è un bastione questo. Abbiamo beccato un bastione, è un bastione questo, signori, o sono scemo io, questo è un bastione. No, il bastione no, il bastione no, il bastione è pericoloso, il bastione è pericoloso, signori. Io volevo la fortezza, che è due volte più pericolosa, però quantomeno la fortezza
Sì, abbiamo beccato il bastione, signori. E il bastione è difficilissimo, però per il momento, per oggi ci fermiamo qua, signori. Per oggi ci fermiamo direttamente qua con una minima visione del bastione che forse dovremmo esplorare, forse no, non lo so, signori. Di sicuro prevedo morte, morte mo molto brutta anche. Detto questo, signori, vi ringrazio per questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!